Ogni promessa è debito, allora sono stati bravi loro e siamo stati bravi noi a rinvitarli alla Marsica Sportiva con l'Aezzano di hockey su Prato. Questa volta è arrivato in orario, anzi anche in anticipo il presidente che è uno spiritosone, però procediamo per ordine. Salutiamo il nostro mitico capitano Pier Giorgio Cerasco, mitico proprio, mi hai dato 10 euro, insomma 20 euro l'avrei detto 4 volte. Ciao Pier Giorgio. Ben ritrovati. Grazie. Roberto Serone, presidente dell'Avezzano Hockey su Prato. Pro tempore. Pro tempore, fino a quando? Guido Colizza, vice capitano, ma anche futuro presidente Presidente, dell'Avezzano. Va bene raccogliere come... magari il testimone è pronto. Perfetto, te la sentiresti, Guido? Un presidente onorario senza una lira, vabbè, se va bene per la società. È quello il particolare insignificante. Finché mancano le lire non c'è problema, poi se mancano gli euro era abbastanza scontata. Allora, procediamo per ordine. Pier Giorgio, ti vedo in palestra che cerchi di recuperare cosa? La forma migliore come panza oppure come infortunio hai avuto dei problemi? Allora, raccontaci un po' Io come vanno le cose purtroppo fisicamente. ho subito un infortunio alla prima partita delle finali di concentramento a Roma. Ho avuto uno strappo all'adduttore. E chi è stato l'altro infortunato E della l'altro partita? infortunato è stato Guido Gorizia, però diciamo si è infortunato In nella maniera successiva leggera. partita. Ah, Quindi diciamo Luca ci ha portato benissimo. ah Nel bah, vista precedente ci ha portato vabbè, il benissimo. presidente non si è infortunato, quindi si sono infortunati i pantaloni. Però non diciamo cosa intendo. Allora. M'hanno espulso, Ah, quindi. adesso, quindi vabbè, arrivederci, chiudiamo la nostra trasmissione. No, a parte gli scherzi, è andata bene perché avete passato il turno, diciamo così, avete vinto il Abbiamo vinto concentramento. la fase interregionale, che c'erano le squadre dell'altra. Abbiamo presentato l'altra volta, quindi il Mogliano, Sì. l'Olimpia e l'altra squadra di Roma. Siamo arrivati primi, quindi Dove abbiamo avete vinto giocato? all'impianto dell'Acqua Acidosa a Roma. A Abbiamo Roma, sì. fatto tre incontri, era un girone all'italiana e quindi chi faceva più punti si qualificava. E fortunatamente abbiamo vinto tutti e tre gli Beh, incontri. fortunatamente, insomma, non sarà un Aggiungiamo anche caso. Ecco, meritatamente, e perfetto. ringraziamo anche voi che ci avete portato Ma la grazie a giusta voi perché... fortuna. Sono stati tre incontri belli, fatti di hockey, tirati. Abbiamo subito solamente all'inizio un po' l'impatto emotivo iniziale. Abbiamo avuto bisogno del primo gol che ci ha dovuto svegliare. Più facile o più difficile del previsto, dal vostro Ma punto di vista, al allora, di là dei risultati? noi ci siamo andati che già sapevamo, conosciamo quasi tutto e che cosa andavamo incontro. Io non mi aspettavo questo timore iniziale e quindi veramente se non subiamo la prima rete non riusciamo proprio a essere noi. Fatta quella siamo cambiati dalla notte al giorno perché poi subentra quella non c'è più niente da perdere, devi giocare, è uscito la parte migliore di noi e che fortunatamente nelle rimonte ci ha detto bene e abbiamo ribaltato la prima partita, quindi da un 1-0 iniziale siamo riusciti a fare il 1-1 pari e 2-1. Contro chi è stata la prima La prima partita? partita con Torre Santa Susanna, la squadra pugliese, una squadra molto ostica, molto Peraltro, bloccata in difesa, difficile una da. partita sentivate particolarmente perché Anche c'era era quella stata. dell'anno scorso, sì. Ecco, appunto. Era la squadra dell'anno scorso, è andata al posto, cioè noi l'anno scorso Sì. avevamo vinto, però poi non siamo passati, già l'abbiamo Per spiegato la perché. squalifica, eh? E quindi sono andati loro, quindi era una sorta di rivincita. Perfetto, allora passiamo un attimo al presidente che prima di raccontarci la seconda partita ci dice perché è stato espulso e quando è stato espulso. Senza parolacce però, eh. Tra le altre cose che faccio nell'hockey io arbitro pure. Ah, complimenti. E quindi mi picco pure di essere un esperto. E questo è il pregio, il difetto è che non so stare zitto quando arbitrano gli altri. E mi ergo a giudice unico di quello che si sta facendo in quel momento.
Gli arbitri, Parole povere, che è parole povere, successo? ho dato del Più cecato. povere di così. E praticamente mi ha prima avvertito, dopodiché, suo malgrado, perché tra l'altro ci si conosce, Ci si conosce, sarà tanto minaccioso. Non mi ha ci si cacciato, incontra. mi ha dato il rosso. Tutto qui. Si è risolta lì la Rosso situazione. con squalifica. Qualifica per una giornata, tant'è vero che la partita presto non sono potuto stare in panchina. Quindi già scontata, a posto per le finali. Seconda partita contro chi, com'è andata? Punteggio, cronaca? Italiano 3-2. La seconda Vada partita. La seconda partita suggeritore. sì, perché Ha richiesto, perché si è girato verso Guido. Questi ragazzi L'abbiamo cominciano ad visto. assistere alla mia incipiente vecchiaia, e allora mi danno una mano ogni tanto. E niente, abbiamo anche lì una partita che si stava perdendo. I ragazzi, però, come si dice, hanno messo in mostra i propri attributi e sono riusciti a vincerla per 3-2. 3-2. Una bella prova di carattere, e una bella partita anche quella, tirata, dove si vede l'hockey, si comincia a vedere un attimino Di qualità. l'hockey di qualità, sì. Guido, perché tutte queste rimonte? Perché? Boh, Partite è una domanda secondissime. da fare al mister. Come la prepariamo? Non è che siamo diesel, però secondo me anche là c'è stato un discorso di emotivo. Guarda, il problema secondo me sta nella fase emotiva che la devi vincere prima di subire la partita, perché ok, se tu la ribalti va bene, ma se non la ribalti bisogna stare un po' attenti sotto questo aspetto. Potete parlare un po' meglio. Guido, quanto è stata simile la prima vittoria rimonta alla seconda? O sono state due partite Ma diverse? guarda, analoga, perché per entrambe i primi tempi sono finiti tutti e due 0-0. Poi, come abbiamo cominciato la ripresa, subito c'è stato questo famoso gol che ci porta in Sì, svantaggio. che E vi dà la poi sveglia. la partita era simile, perché abbiamo fatto il 2-1, l'1 pari e il 2-1 per noi. Quindi a quel punto, quando i giochi pensavo erano fatti, un attimo di distrazione, loro sul corner corto ci hanno fatto due pari. E a quel momento della partita avevamo capito che però in virtù dell'altro risultato, se portavamo a termine con Era vittoria questa già partita, non serviva neanche la fare terza la terza partita a vincere, perché era matematico. Quindi abbiamo spinto tantissimo gli ultimi 5 minuti, fino a quando è arrivato il famoso gol di Gil sul corto, bellissimo, un'esecuzione veramente da campione, va detto, perché noi abbiamo un grande campione che è Gil. L'indiano, Uno ricordiamo, degli insomma. indiani. Sì, E quando serve mette, è come il Pirlo della Juventus, che quando serve risolve la partita con la punizione. Fatto Perfetto, hai reso quello, l'idea. abbiamo capito da subito che avevamo vinto, e quindi la terza partita è stata più una passerella. Quanto ha influito positivamente l'assenza del capitano? Cioè, questa me l'ero preparata. Tantissimo, È tantissimo. stata una marcia Io più. avrei preparato anche la risposta, tantissima. Io ho detto meno male, si è fatto male. Quindi state provando ad abbatterlo per le Sì, finali. infatti ho parlato con il tecnico, il fisioterapista, che lo sta rimette a posto. Ci ho detto, cioè, Tranquillo con che ci calma, non ti riuscirà a preoccupare. metterlo KO. No, Infatti no, si sta muovendo in tal senso, infatti quindi. scherzi, l'assenza del capitano si sente tanto, soprattutto nella fase difensiva. La soffriamo tanto. Lui è capace di dettare bene i tempi della manovra difensiva, e quando c'è lui prendiamo pochi gol. È un interditore eccellente, Quindi bisogna dire. complimenti, cioè, un sacco di belle parole. Vabbè, poi Per dietro fortuna, diranno chissà sicuramente. cosa. Allora, parlaci un po' della terza partita, praticamente come l'ultimo singolare in Coppa Davis sul Cartolina. 4-0. Quindi, insomma, Sì, vabbè, una partita che già l'hai sapevamo sulla vista carta. oppure stavi a No, casa? ero in banchina. Ah, Il perfetto. riscaldamento l'ho seguito in tutte e tre le partite, onestamente, per stare Bene. vicino ai compagni, perché nonostante la gamba malconcia non riuscivo a stare fermo. Scusa Piergio, ma c'è il cameraman che mi dà il minutaggio ogni 30 secondi addirittura. Non lo so se Sì. è a fretta, boh, però Certe ansie. fra poco inizia a fare così, boh. L'agitazione Certo, giunge, quindi. certo, certo. Terza E partita terza partita, contro la più abbordabile, lo sapevamo già sulla carta, contro l'Euro Roma, chi? una squadra che abbiamo affrontato durante il Nel campionato, girone, nel sì. girone, quindi la conosciamo bene. Poi hanno portato un sacco di ragazzi a
alle finali, questo gli fa onore perché comunque hanno schierato tanti, credo under 16 addirittura. Ma perché non puntavano a salire? Ma penso quando uno si va a giocare alle finali punta sempre a fare un buon risultato. È chiaro che il livello delle altre tre squadre, compresi noi ovviamente, era nettamente superiore. E abbiamo vinto un punteggio larghissimo, 5-2, ma i due gol li abbiamo presi proprio perché abbiamo strasottovalutato l'avversario a un certo punto della partita, che ovviamente era stanco, anche loro erano molto stanchi, visto che avevano giocato la mattina con noi. Quindi c'era qualche atleta più anziano di noi, insomma. Incredibile. Esistono. Presidente, chi è passato insieme a voi alla finale? Una squadra siciliana, la squadra siciliana del Ragusa. Sempre col suggeritore. No. La squadra al Torre Santa Susanna, che è appunto di Brindisi, sì, che ha fatto secondo con noi, e il Pistoia, la squadra toscana del Pistoia. Perfetto, quindi avevo chiedevo nell'ambito romano, il Torre Santa Susanna è passato con voi nel girone, quindi mi ha anticipato la domanda per Guido. Quadrangolare strutturato come, quando? Uguale a quello fatto adesso, quindi sempre girone all'italiana, chi fa più punti vince, poi in caso di parità valgono chi vince lo scontro diretto e le varie eventuali differenze reti. Questa volta passa solamente la prima e speriamo. Diciamo che. No, diciamo, dillo tu. Speriamo sia la mezzana, dai. Ecco, nel caso vi rinvideremo, così ormai, anche se la prima volta eravate in quattro, la seconda in tre, penso, la terza forse non si presenterà nessuno, però vabbè, per Giorgio se tanto. Risultato non no, sarà quello giusto. E che facciamo? Vabbè, non facciamo nomi, però insomma è stato difficile trovare qualcuno di un'altra società aizzanese dopo un'eliminazione attorno, ecco, hai capito, forse avranno capito tutti. Guido, qualche pronostico, chi temete di più alla luce delle vittorie di misura, c'è da temere? Guarda, noi, come ha detto bene il mister l'altra volta, abbiamo il problema nostro è che non c'è un fenomeno mediatico che ci fa conoscere gli avversari, quindi noi conosceremo la squadra di Pistoia, la squadra del Ragusa lì, e dobbiamo avere l'abilità e la prontezza che in poco tempo dobbiamo capire loro come giocano e come cercare di vincere queste partite. Noi conosciamo solamente il Torre Santa Susanna, che abbiamo dimostrato per il secondo anno che stiamo un pochettino un livello maggiore a loro, perché sono due anni consecutivi che li battiamo e arriviamo davanti a loro. Questi raffronti si fanno usualmente, avete controllato le statistiche, il vostro girone come va generalmente, come è andato negli ultimi anni rispetto agli altri gironi, insomma, se è passato più spesso quella del vostro girone o di... Ma Potenza è il terzo quarto anno consecutivo che va a fare queste finali, però ha trovato sempre squadre ancora più forti quindi quest'anno loro sono Pistoia. Perfetto. È quella la squadra che sulla carta per numeri dovrebbe salire. E Ragusa sappiamo ha fatto un girone di poche partite, quindi ha giocato poco, è arrivata prima nel girone siciliano, poi ha visto sulla carta che non c'hanno stranieri, quindi quello dovrebbe essere un altro punto a nostro favore, sì. Però poi giocano in casa, loro c'hanno il fattore campo dalla loro parte. E Potenza, qualche straniero importante c'era, Pistoia, qualche straniero c'era, ha vinto bene il campionato, e il Torre Santa Susanna lo conosciamo, è quello dei tre temiamo di meno. Allora, Presidente, in questo ambito esiste la parola ripescaggio o ce la togliamo subito? No, assolutamente, là chi vince, ma tra altre cose retrocedono due squadre, ne salgono due, a meno che non c'è un alto tasso di mortalità anche in Serie A2, diciamo, qualche società si ritira... No, non è mai successo. Niente, dovete vincere, punto e basta. A parte il fatto che noi siamo abituati a prenderci quello che ci spetta sul campo, per cui non è che. E così faremo anche stavolta. Anche se c'è da dire,
che andremo di fronte a grosse difficoltà. La vedo preoccupata. Allora, sinceramente, voi tappatevi le orecchie. Alla luce del primo raggruppamento, nutre maggiori, come dire, maggior fiducia nella promozione, Allora, oppure è un po' più devo essere timoroso? sincero, Guido è stato abbastanza esaustivo Sì. nel descrivere le squadre che partecipano alla finale con noi. Sicuramente Pistoia come società, come organizzazione, come parco atleti è una società abbastanza quadrata, abbastanza messa bene. E Ragusa sinceramente mi sembra un pochettino una meteora. Torre Santa Susanna è quello che è. Per cui noi stiamo La andando, tra finale l'altro, sarà Ezzano-Pistoia, noi verosimilmente, mettiamola così. stiamo andando, tra l'altro, con Che delle. sospirone, 7 secondi di sospiro. Però ho detto Pistoia, allora dico Potenza, come dice Guido, e forse perciò non se lo vuole ricordare perché. Andiamo con qualche elemento un pochettino recuperato, ci manca qualcuno, insomma. Questo un pochettino mi Non stiamo preoccupa. proprio Condizione ideale. nella condizione massima ideale, sì. Atletica. Però ci andiamo a giocare comunque perché noi siamo marsi e lo dimostriamo dovunque. Però, complimenti, insomma, a proposito di battaglieri, Pier Giorgio, le date di questo raggruppamento? Noi giocheremo venerdì, sabato e domenica, quindi 6, 7 e Subito. 8. Giocheremo le prime due partite, quelle del venerdì e del sabato alle 19. E la domenica alle 13, quindi a Catania con il sole che ci distruggerà, penso. Speriamo di essere comunque giovani fino per la Serie Tornerete con A2. l'abbronzatura, sì, abbronzatura da Serie A2 ce lo auguriamo. Guido, come va il tuo infortunio? Abbiamo parlato di quello per Ma Giorgio, recuperato. io sì, ma a me è stato un infortunio. Infatti, io le prime due partite le ho fatte bene, Affaticamento. affaticamento, che accusato nel riscaldamento della terza partita. Ho fatto solo il primo tempo, poi sono uscito, ma già lunedì, il giorno dopo, martedì, già stavo bene, quindi non desta nessuna preoccupazione il mio Perfetto. infortunio. Allora, chiusura con una domanda per tutti, la stessa. La calendarizzazione della vostra stagione è l'ideale? Cioè, con campionati con 4 squadre in alcuni casi, tirarla da settembre a giugno è il massimo della vita? Insomma, io da profano ovviamente parlo, eh. Voi come organizzereste la stagione? Allora, ci sono dei campionati, per esempio l'hockey su ghiaccio, che prevedono andata e ritorno e poi di nuovo andata e ritorno con le stesse squadre. Potrebbe essere una soluzione invece di stare fermi per mesi e mesi, perché Ma in effetti noi non siamo fermi, perché c'è la stagione indoor, però è c'è la tutto molto stagione. atipico perché è un È altro atipico, campionato. però immagina un attimo a giocare l'hockey ad Sul Avezzano. ghiaccio, proprio, Mo no, che sul ci ghiaccio. vuole, insomma, ad Avezzano il Certo, mese di gennaio. dicembre e un mese di gennaio. Sì. Sarebbe praticamente impossibile. Questo tipo di calendario per me, a giudizio mio, È l'ideale. va benissimo, specialmente se riusciamo ad arrivare a giugno. Peraltro, ecco, ottimo. Peraltro ho notato che alcune vostre partite fra le ultime sono state del girone andata sono state anticipate, le prime del girone di ritorno sono state posticipate, recuperate a cavallo fra aprile e maggio, quindi come dire, vi bloccano ulteriormente, insomma, al di là del calendario, sanno che qui è alta montagna e quindi prevedono un piano B in partenza. Allora, con l'imbocca al lupo a tutta la compagnia. Bene, Io Dio. vi saluto e spero di rivedervi presto Con davanti lo a stesso sorriso con lo stesso sorriso. dei Sì, vincitori. decisamente, decisamente. Allora, Pier Giorgio Cerasani, Pier Giorgio, Pier Giorgio Cerasani, ciao Ciao, grazie e buon recupero mille. dall'infortunio. Grazie, Ha recuperato già, non grazie. Grazie. si direbbe, però. Presidente Roberto Serone, in bocca al lupo e a presto. Grazie, E Guido grazie. Grazie a voi. Colizza, Incredibile. e a presto con voi e con voi.